Ancora problemi per il progetto case. Questa volta, dopo il crollo dei balconi alle Newtown di Cese di Preturo, tocca a Coppito 2. Una maxi infiltrazione d'acqua, documentata dalle immagini, che ha messo in grave rischio il basamento della piastra. L'intera palazzina, insomma, rischerebbe di crollare e così è stato immediatamente disposto lo sgombero per ben 24 famiglie. È stata la dirigente comunale Enrica De Paulis a spiegare la situazione. Nel corso della normale manutenzione ordinaria l'ingegnere responsabile della squadra ha notato una spaccatura orizzontale in corrispondenza del basamento sul lato dell'edificio. Si è insospettito e ha fatto aprire. La struttura perimetrale portante fatta di pilastrini di legno molto ravvicinati, era immersa nell'acqua ristagnata. È stato necessario fare un buco. Rimuovendo la pavimentazione, si è capito che ha infiltrazione d'acqua piovana che è penetrata alla base perché la guena di impermeabilizzazione non è stata fatta risalire a dovere come per... Protezione. La struttura in legno è fatta bene, ma ha bisogno di una maggiore protezione. I pilastri alla base sono marci e si avvertivano degli scricchioli. Alcuni alloggi hanno avuto cedimenti evidenti. Abbiamo già allertato a Lettura De Paulis, su una struttura ricettiva in attesa di reperire alloggi del progetto Case. È l'ennesimo esempio di cattiva esecuzione dei lavori. È la Cosbauspa, grande società di costruzione del Trentino-Anto Adige, oggi però fallita, ad aver realizzato la palazzina 1 del quartiere del progetto Case di Coppito 2. Il fatto emerge chiaramente dalle scale di realizzazione delle New Town della. Protezione Civile. Cosbau ha realizzato anche la Palazzina 2, a questo punto la prima che dovrà essere sottoposta a dei controlli urgenti per vedere se ci siano lì gli stessi problemi, in particolare l'assenza di laguena protettiva. Ma Cosbau ha realizzato anche due edifici a Cesare di Preturo, un edificio a Paganica 2, quattro edifici a Pagliari di Sassa e tre a Sant'Antonio. Ovviamente tutti saranno sottoposti a controlli.